Salute, Altair. Quali novità? Al-Mualim ha fatto un altro nome. Si chiama Sibrando. Sì, conosco quell'uomo. Appena nominato capo dei cavalieri teutonici. Risiede nel quartiere veneziano e governa il porto di Acre. Mi metterò subito al lavoro. Questi sono i luoghi dove concentrare le tue ricerche. Il porto a est, tra navi ed equipaggi. La cappella a nord-est, vicino alla croce che domina il porto. E a nord, di fronte alla porta di San Giovanni. Mi sarà di grande aiuto. Grazie per le indicazioni. Altair. Sì, Rafik. Ti devo le mie scuse. Per cosa? Ho dubitato della tua dedizione alla causa. No, l'errore era mio. Mi reputavo al di sopra del credo. Non mi devi nulla. Come vuoi, amico. Vai in pace. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Non puoi stare qui. Ma... Riferitegli che ho detto di no! Non permetterò alla vostra soldataglia di mettere il naso nei miei affari! Ascoltate, vecchio! No, voi ascoltate me! Questa è la mia proprietà, non la sua! Non mi importa se Cristo in persona l'ha nominato! Non è una richiesta, è un ordine! Oh, questa poi! Che si occupi piuttosto dell'ordine del suo cervello! Ho visto lo scompiglio che ha causato al porto. Non gli lascerò rovinare il mio molo. Leggete la lettera. Vedrete che gli si mostra assai generoso. Avete stancato. Sentite, rifletterò sulla sua offerta. Ma dubito che cambierò idea. Ora andate fuori dai piedi! Gardez l'œil ouvert. Mettete il denaro di Acri e sotto mia famiglia è malata e morirà. Avete sempre di no. Eccelso condottiero dei cavalieri teutonici. Prima che io mi arrabbi sul serio. Tutti i faggi devono rivolgersi all'ordine per essere arruolati nella flotta. Tutte le navi attraccate devono sbarcare equipaggio e carico. I capitani devono presentarsi a un rappresentante dell'ordine teutonico per il nuovo incarico. Qualunque tentativo di mantenere il possesso di un'imbarcazione verrà punito severamente. Sono povera, signore.
Avete qualche moneta? In buono, signore, ve ne prego, qualche spicciolo, per favore! Ho bisogno di cibo, ho tanta fame, solo pochi soldi, vi scongiuro! Basta! No, non capite, sono povera, signore, ho bisogno di soldi! Mossa avventata. Fate forse parte. Posso ucciderti a occhi chiusi. Che sarà che... Buon. Non è colpa mia. Sto solo eseguendo gli ordini. Se vuoi indietro la tua nave... Rivolgiti al tribunale! Non è quel che cerco. Cosa vuoi? Sibrando ha sequestrato quasi 100 navi. A quale scopo? Un embargo. Devono fare vela per il mare aperto e stabilire un perimetro. Perché? Salah al-Din intende colpire dal mare? No, non è da lui che ci difendiamo, ma dalle navi in arrivo da oltremare, per negare a Riccardo altre truppe. Perché mai un uomo di Riccardo vorrebbe indebolirlo in questo modo? Non lo so... Chiedi a Sibrando. Sono ordini suoi, io devo solo eseguirli. Ora ti prego, lasciami andare. Ti ho detto tutto quel che so. Mi spiace. Non posso rischiare che gli diciate che sono qui. Venite, venite! Benvenuto! Tu! Sì, tu! Riconosco quelle vesti. Fermo, fermo! Non ho cattive intenzioni. È del tuo aiuto che ho bisogno. Ho fregato un tale e adesso vuole farmi la pelle. I dettagli non contano, sappi soltanto che se lo meritava. Conducimi sano e salvo alla porta cittadina e saprò compensare i tuoi sforzi. Occupati di loro, assassino! Mi stanno ammazzando! Falli smettere! Insomma, c'è un assassino nei paraggi. Dio misericordioso. Pagano, pagherai con la vita. Il nuovo morto? Sei mio! Questi sono proprio tempi bui. Cos'è accaduto qui? Ma che? Ma dove sei? So che sei qui da qualche parte. Ma ho bisogno di soldi, signore. Sono povera, malata e ho fame. Qualcuno ha visto cosa è successo qui? Ottimo. Adesso dovrei essere al sicuro. Ah sì, la ricompensa che ti ho promesso. Ecco, prendi. Questa mappa mi è stata utile in passato. Speriamo che lo sia anche per te.
ingannate, maestro Sibrando. Io non propugnerei mai la violenza contro chi che sia, e certamente non contro di voi. Così dite, e tuttavia nessuno qui garantisce per voi. Che cosa devo pensare? Conduco una vita semplice, mio signore, come tutti i sacerdoti. Mettersi in mostra non è nostro costume. Forse. O forse non vi conoscono perché non siete un uomo di Dio, ma un assassino. Giammai! Avete le stesse vesti? Se essi si abbigliano come noi, è solo per instillare il dubbio e la paura. Non dovete ingannarvi. Mi state dando del codardo. Sfidate la mia autorità. Sperate forse di rivoltarmi contro i miei stessi cavalieri? No, no, no. Io non capisco perché mi stiate facendo tutto questo. Non ho fatto niente di male. Non ricordo di avervi accusato di alcun misfatto. Il che rende alquanto strano il vostro sfogo. È la presenza della colpa a indurvi alla confessione. Ma non confesso nulla. Ah, cocciuto fino all'ultimo. Che volete dire? Guglielmo e Garniero erano troppo presuntuosi e hanno pagato con la vita. Io non farò lo stesso errore. Se davvero siete un uomo di Dio, allora il Creatore vi proteggerà, fermando la mia mano! Siete impazzito! Nessuno di voi si fa avanti per mettere fine a tutto questo? È chiaro che egli è preda dalle sue stesse paure, indotto a vedere nemici dove non sono! Pare che la gente condivida i miei timori. Ciò che faccio, lo faccio per Akri! Oh! Oh! Siate vigili, uomini! Riferite di qualunque attività sospetta alle guardie. Dubito che questo sia l'ultimo assassino che vedremo. Tenaci bastardi! Ora tornate al lavoro! L'accesso a quest'area è vietato. Vattene. Non farlo. Avete paura? Certo che ho paura. Ma ora siete al sicuro, stretto tra le braccia del vostro Dio. I miei fratelli non t'hanno insegnato nulla. So che cosa attende me e tutti noi. Se non il vostro Dio, che cosa? Niente. Il nulla ci attende. Ed è questo che temo. Voi non credete? Come potrei considerare ciò che so, ciò che ho visto? Il nostro tesoro era la prova. La prova di cosa? Che questa vita è l'unica che abbiamo. Indugiate ancora un poco, dunque, e ditemi qual era il vostro ruolo. Un embargo via mare. Per impedire ai ridicoli regnanti di inviare rinforzi, una volta che avessimo conquistato la Terra Santa. Liberato, stolto, dalla tirannia della fede. Libertà. Avete operato per rovesciare città, per controllare la mente degli uomini. Avete ucciso chiunque parlasse contro di voi. Ho eseguito gli ordini, credendo nella mia causa. Come te. Altair, hai scatenato un putiferio. Ho fatto quanto richiesto. Sibrando ha cessato di vivere. Ma certo, certo. Dovresti recarti a Masyaf per informare al Mualim del tuo successo. Sì, dovrei tornare a parlargli di questa e altre faccende. Va tutto bene, amico mio.
Sembri distante. Niente, Rafik. Ho solo molti pensieri. Parlane con me. Lascia che ti aiuti. Devo prima rifletterci un poco da solo. Ma grazie dell'offerta. È per gli uomini che hai ucciso, vero? Provi qualcosa per loro. Come? Ah, amico mio. Non è previsto che ti piacciano questi incarichi. Rimorso, dubbio, compassione. C'è da aspettarseli. Non dovrei temere questi sentimenti? Dovresti accettarli. Sono quelli che ti mantengono umano. E se mi ingannassi? Se quegli uomini non meritassero di morire? Se avessero buone intenzioni? Fuorviati forse, ma puri nel loro intento. Sono solo un Rafik e queste cose vanno al di là della mia comprensione. Forse Al-Mualim può aiutarti a capire Altair. Sì, può essere. Grazie, Rafik. È stato un piacere collaborare con uno abile come te. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Finito? Ci occuperemo di lui. Voglio una relazione sui progressi entro domattina. Ho del lavoro da sbrigare. Quindi è il resto della serata per sé. Si sbrighi, signor Miles. Sì, sì, arrivo. Abbiamo quasi finito, sa? E poi? Vedrà. Forse le lasceranno persino vedere l'inizio. Non è poi terribile come crede. Senta, lo so che non avete intenzione di lasciarmi andare. Quindi perché non mi dice che cosa c'è dietro? Non sono un idiota, signor Miles. Credo che lei abbia già imparato molto. Non so di che stia parlando. No, certo. Va bene, lasci che le chieda qualcos'altro. Sì? Alcune delle cose che vedo nell'Animus a volte sembrano sbagliate, false. Come se la storia fosse in qualche modo assente. Non cosa, signor Miles? Non corrisponde a quello che ha letto su un'enciclopedia online? O che le ha insegnato il professore di storia al liceo? Lasci che le chieda una cosa. Questi sedicenti esperti hanno accesso a conoscenze segrete inaccessibili al resto di noi? Esistono libri, lettere, documenti. Un sacco di fonti risalenti a quell'epoca. Alcuni mi sembrano contraddire quello che mi fa vedere l'Animus. Chiunque può scrivere un libro e può mettere ciò che vuole sulle sue pagine, qualunque cosa. Un tempo credevamo che la Terra fosse piatta. C'è gente che ci crede ancora. Sì, e ci pubblica dei libri. O che l'atterraggio sulla Luna fosse una montatura. Credo che ci sia anche un libro in cui si afferma che il mondo fu creato in 7 giorni. Un bestseller, fra l'altro. Dove vuole arrivare, Doc? Il punto, credo, è che lei non deve fidarsi di tutto quello che sente, di tutto quello che legge. Com'è che diceva il suo antenato? Niente è reale? Tutto è lecito. Sì, esattamente. Fa parte di ciò che rende l'Animus così spettacolare. Non c'è spazio per false interpretazioni. C'è sempre spazio. Touché, signor Miles. Ora che ho risposto alla sua domanda, possiamo cominciare? Tell me that you